Io ho studiato storia dell'arte, quindi sono degli argomenti che mi hanno sempre interessata. E mi piaceva Banksy, mi piaceva Obey, ho avuto l'opportunità appunto di scrivere questi libri, quindi per Banksy sono partita, sono andata un po' sulle sue tracce, e sono andata a Bristol dove è nato, poi sono andata a Londra, quindi ho un po' seguito il percorso che ha fatto almeno nei primi anni, insomma, quando ha iniziato a diventare famoso. E proprio appunto spostandoti a Londra intorno agli anni 2000 sono iniziati a comparire sulle pareti delle città della periferia dei topi che hanno iniziato ad incuriosire le persone e attirare l'attenzione. Poi intorno al 2004 e al 2005 ha avuto questa trovata, insomma, geniale, perché poi l'ha reso famoso come oggi, di intrufolarsi all'interno dei musei più grandi del mondo travestito e appendendo tranquillamente le sue opere. E da lì, diciamo, è stata un po' la svolta della sua carriera. La stessa cosa un po' vale per Shepard Fairey, Obey, con la partecipazione, insomma, il suo contributo alla campagna elettorale di Obama, quindi con la creazione di questo poster che poi è andato, insomma, è diventato famoso in tutto il mondo e che poi lo stesso Obama ha apprezzato e ha ringraziato mandando una lettera a Shepard Fairey ringraziandolo appunto per il suo supporto. E l'intento, gli obiettivi sicuramente sono quelli di, diciamo, introdurre piano piano anche la voglia di parlare di questo tipo di arte che in Italia, insomma, si vede esiste, c'è, cioè, un livello di underground molto importante, ma insomma la maggior parte delle persone ancora non è noto, come almeno negli altri paesi europei e in America. E quindi, insomma, questi sono stati gli intenti, visto che anche in questo momento il mercato dell'arte gira molto, proprio, cioè gira intorno e molto alla street art in questo momento, quindi piano piano è entrato a far parte dell'arte ufficiale, cosa che anni fa, insomma, era impensabile. La street art, come per definizione, insomma, è quel genere di arte che ha una forte radice urbana e si fa strada, diciamo, non attraverso canali ufficiali istituzionali, ma attraverso un'autodeterminazione di se stessa. Quindi in realtà è una parola molto ampia per definire tutti quei movimenti, quelle spinte artistiche che non escono dalle scuole affermate blasonate, ma bensì dalle iniziative individuali e spesso anche illegali. Io vengo da un quartiere di periferia a sud di Milano, da cui fin da bambino ho avuto a che fare con numerosi artisti di strada, perché anzi, ti dirò che da bambino non erano considerati artisti di strada, ma che grazie a Dio, in un cammino in parallelo anche con il mio artistico, sono riusciti ad affermarsi come tali. In realtà il mio quartiere è sempre stata una fucina di artisti, già solo nel mio palazzo ne vivevano molti, io mi ritengo tra questi, ed è bello vedere che una cosa che era considerata addirittura vandalismo anni fa, ora si è accolta a braccia aperte anche in luoghi come questi, che di solito ospita, insomma, mostre anche un po' più istituzionali. Nella seconda edizione siamo andati in via Monte Napoleone, la via più chic, la via più internazionale di Milano. Sembrerebbe un controsenso, cioè la street art in una via così, voglio dire, raffinata. E invece, proprio per questo, per cercare di portarla dappertutto, è trasversale. È vero che nasce dalle periferie, però via via viene apprezzata anche da tutti i cittadini. Oltretutto, via Monte Napoleone è la via più internazionale di Milano, per cui i tombini, tuttora in mostra fino al 3 maggio, sono visti da tantissimi stranieri che, io vi assicuro, se passate li vedi che li fotografano, che, insomma, rimangono abbastanza stupiti. E tutto questo è a favore poi di un'asta che verrà fatta il 7 giugno a Palazzo Isimbardi
nella quale saranno battuti all'asta. Ovviamente gli acquirenti sono persone, insomma, oltre che amanti dell'arte, che possono permetterselo, però grazie a loro poi potremo destinarli appunto a questo progetto dell'associazione Amici di Edoardo, proprio per le periferie milanesi e in particolare per la zona della Barona, che appunto va riqualificata, dove ci sono un sacco di problemi, e pertanto io vedo il progetto a tutto tondo. Partiamo dal cuore della città e andiamo però a aiutare le periferie.